Bentornati al mio canale. Manca meno di una settimana all'inizio del mondiale di Formula 1, è il primo gran premio di questo mondiale, che sarà spettacolo meraviglioso, spettacolo, tutto quello che volete, sarà il gran premio di Bahrain. Proprio in questi giorni, in Bahrain ci sono 3 giorni di test per le monoposti Formula 1. Ieri abbiamo visto l'esordio della vera Red Bull, non quella fake vista a New York il primo di febbraio, perché quella solo la livrea era vera, l'altra è tutta finta, cioè era la macchina dello scorso anno. E possiamo dire che l'emozione, l'attesa è davvero grande, davvero davvero grande. Voglio vedere se ancora Re Max sarà incoronato campione. Ricordiamo che lo scorso anno ha battuto tutti i record. Nel 2021 ha vinto il mondiale con l'ultimo giro, e per questo qua siamo nell'angolo dell'ultimo giro. Questo è l'angolo dell'ultimo giro. Quell'ultimo giro sarà ricordato nella storia. Lo scorso anno invece ha dominato, ha vinto 14 gran premi. È stato dopo Schumacher e mi sembra Vettel il pilota a vincere più gran premi. Si può dire che siamo davanti a davvero un mostro, Re Max. Però dall'altra parte c'è il predestinato Leclerc, che vuole impadronirsi del trono, e ancora c'è l'imperatore, il re decaduto Lewis Hamilton, che sta cercando il suo 8° mondiale. Per questo è un mondiale fantastico, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo video vi arriverà una notifica sul vostro cellulare. Guardate i miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, per essere sempre aggiornati su tutto. E andiamo proprio a vedere in questo mondiale di Formula 1 2023 come sono assegnate le coppie, come sono composte le coppie di piloti. La Ferrari avrà Charles Leclerc e Carlos Sainz, confermata la coppia dello scorso anno. Tutti e due il contratto scadrà nel 2024. Leclerc prende quasi 24 milioni di dollari, invece Carlos ne prende 12. Il problema del 2024 qual è? Che poi io penso che la Ferrari punterà tanto, tantissimo su Leclerc. Vuole farlo un suo pilota simbolo. Peraltro è tanto vero che Leclerc, per rinnovare con la Ferrari, vorrà avere la consapevolezza di avere una macchina competitiva, e quest'anno sarà molto decisivo sapere questo. Dall'altra parte Carlos Sainz sappiamo che è un ottimo pilota, è un pilota da Ferrari e l'ha dimostrato. Forse lo scorso anno ha avuto qualche incertezza, però è un pilota da Ferrari. Però c'è Matteo Binotto, che è stato l'uomo che ha scelto Carlos Sainz, e davvero andrà in Audi, come si vocifera. Lui vorrà come suo pilota proprio Carlos Sainz, ed è tanto da vedere lì. Il problema è che questi due piloti avranno un contratto in scadenza 2024. Vediamo come va a finire. Però in questo 2023 sono i piloti di punta, sono i piloti della Ferrari, speriamo che faranno bene. Dall'altra parte, i detentori di tutto, la Red Bull avrà Max Verstappen, che ha un super contratto di 55 milioni di dollari, è stato rinnovato fino al 2028, può dire che la decisione di restare a vita alla Red Bull, e questo secondo me è sempre un limite, questo è sempre un limite per un pilota. Poi quando andremo a parlare di Max Verstappen ve lo dirò. E poi dall'altra parte c'è Sergio Perez, lui ha 32 anni, è quasi alla fine, perché scade nel 2024 un contratto da 10 anni. Il fatto di Max Verstappen, che oltre a un super ingaggio, 55 milioni di dollari, ed è tanto, se le merita tutti, il contratto 2028 vuol dire che tu resterai a vita alla Red Bull. Casomai tu vinci altri 10 titoli, tutti quanti diranno che tu hai vinto i titoli perché avevi una macchina migliore. Non sei stato uno come
Verstappen, come Vettel, quando aveva la macchina migliore è andato alla Ferrari per provare di vincere con la Ferrari, o Alonso quando aveva la macchina migliore è andato alla Ferrari per cercare di vincere, o lo stesso Schumacher che dalla Benetton è passato alla Ferrari. La Ferrari per 5 anni non ha vinto, poi ha trionfato per 5 anni consecutivi. Però hanno fatto quel passaggio, hanno fatto. Il fatto che ora un pilota si decide di legarsi a vita su un solo monoposto, può essere forte quanto vuoi, però ti resterà sempre col dubbio. Se tu avevi un'altra macchina, avresti vinto lo stesso mondiale, il numero di mondiali? Questo è il punto interrogativo. Dall'altra parte la coppia Max Verstappen e Sergio Perez, sappiamo che la coppia scoppiata, possono mascherare quanto vogliono, però i fatti degli ultimi due Gran Premi dello scorso anno si è visto tutto, quando Verstappen ha aiutato Perez per prendere il secondo posto nel mondiale, e lì secondo me la Red Bull ha dimostrato che per loro Perez è il secondo pilota. Tutto quello che dice Max è legge, che là è stato arrogante Max. E Perez invece si è dovuto accontentare del terzo posto quando poteva semplicemente vincere e arrivare secondo. E lì queste frizioni, non so se quando ci sarà la possibilità che Perez possa aiutare Max e Perez lo possa aiutare. Poi andiamo in casa Mercedes. Lewis Hamilton, George Russell, tutti e due contratti in scadenza 2023. Lewis Hamilton prende 35 milioni di dollari, George Russell 8 milioni, però pur che George Russell a scadenza 2023, che quando lo hanno chiamato hanno fatto un biennale, è logico che già il contratto rinnovo ce l'ha in tasca, con aumento anche di stipendi, perché Russell sarà il futuro della Mercedes quando andrà via Lewis Hamilton. Hamilton a scadenza contratto 2023, sappiamo tutti che Hamilton vorrebbe l'ottavo mondiale, ne ha 7, vorrebbe l'ottavo mondiale. Se quest'anno vincesse il mondiale, molto probabilmente lui direbbe addio alla Formula 1. Ma il problema è questo: e se non lo vince, cosa fa? Sappiamo che la Mercedes gli ha offerto altri 2 anni di contratto, questo è ufficiale. Ma il problema è se Hamilton dicesse, pure che non vince il mondiale, dicesse a 40 anni, mi sembra che a 40, comunque, no, a 40, ho sbagliato io. Fammi vedere quanto anni ha Lewis Hamilton. Mi sembra che abbia sui, comunque è grande d'età, 37 anni mi sembra, 37 anni ha, scusate, 37 anni. Se a 37 anni lui dicesse mi ritiro, lì c'è un sedile vuoto Mercedes, e il nome sul sedile Mercedes vuoto, chi è che si può sedere? Sappiamo benissimo che il sogno di Toto Wolff è mettere, sogno non tanto nascosto, è mettere dopo l'addio di Lewis Hamilton, mettere Charles Leclerc sul sedile della Mercedes. E però è un sogno secondo me irrealizzabile. Quello più realizzabile invece è Lando Norris. Lando Norris può essere il pilota che prenderà il posto di Lewis Hamilton, casomai Lewis Hamilton decidesse di ritirarsi. Perché lì è la decisione tutta di Lewis Hamilton, perché la Mercedes gli ha dato la possibilità di firmare un contratto di altri 2 anni, non è che la Mercedes lo vuole mandare via. Ma il problema di questo qual è? Che in questo momento pure Lewis Hamilton ha vinto 7 mondiali, non l'ha vinto con la Mercedes. Ci sono stati quei 6 anni che ha vinto, dove tutto davano a favore suo, e nell'anno in cui il suo compagno di squadra, Nicky Roberts, gli ha fregato il titolo, lì è successo il casino, perché il suo compagno di squadra è stato più forte di lui, e lì non ha tanto gradito Hamilton. Però, come abbiamo detto, la decisione è tutta di Hamilton. Poi McLaren abbiamo Lando Norris e Oscar Piastri. Oscar Piastri è uno dei tre debuttanti quest'anno di Formula 1, e viene dalle categorie inferiori. Lo scopriamo lo scorso anno, c'è stata quella di diatriba con Alfa Tauri, no, Alfa Tauri, con Alpine, perché era sotto contratto con Alpine, poi l'ha preso la Mercedes, è successo un casino. Però Oscar
Piastri è un ottimo pilota, poi dobbiamo vedere che, come pure Mick Schumacher nelle categorie inferiori era un fenomeno, poi ho dovuto andare in una squadra di Formula 1 e non ha dimostrato le stesse identiche cose. Lando Norris quest'anno non ha più Ricciardo come compagno, è lui il pilota di punta e il problema è proprio questo. Ora, senza Ricciardo, che Ricciardo era suo parafulmine, ora se la McLaren non va bene, la colpa è tutta su di lui, avrà un peso bello pesante sulle spalle. Norris spende 20 milioni di dollari, Piastri 2, scadenza, contratto 2024 per Piastri e 2025 per Norris. Aston Martin, c'è Lance Stroll, 2 milioni di ingaggi 2023, però qui sappiamo già che il padre è il proprietario dell'Aston Martin, il rinnovo è assicurato. Poi c'è Fernando Alonso, l'immortale, 41 anni, contratto da 5 milioni a scadenza 2025, finirà a 43 anni. La Aston Martin può essere una macchina sorpresa, poi vediamo, però ha una bella coppia di piloti, il giovane e il veterano. Alpina ha Esteban Ocon, 6 milioni di ingaggio, scadenza 2024, e Pierre Grassi, nuovo, arrivato quest'anno, a 5 milioni di ingaggio 2025. Macchina francese, piloti francesi puntano a entrare nelle prime tre posizioni del mondiale costruttori, cioè fare fuori uno fra Mercedes, Red Bull e Ferrari. Alfa Tauri, la gemella macchina della Red Bull. Abbiamo Nicky De Vries e Yuki Tsunoda, tutti e due contratti in scadenza 2023. De Vries ha 2 milioni di ingaggio e Tsunoda 1 milione di ingaggio. Qui qual è il problema? Tsunoda, che scade 2023, sappiamo che è un pilota Honda, motore Honda. Il motore Honda si sta allontanando, si è allontanato da Red Bull. Punterà ancora Alfa Tauri su Tsunoda? Punto interrogativo. Essendo che Honda è andata via dalla Formula 1 e Tsunoda è un pilota di Formula 1, un pilota di Honda, della famiglia Honda, e lì è il punto interrogativo. Nick De Vries ha fatto bene il Gran Premio di Monza, ha preso 2 punti, cosa che non l'ha fatto neanche, come si chiama, l'altro pilota della Williams che ha preso il posto della, non mi ricordo, tanto che andava, Latifi, ricordate voi, Latifi. Perché molti conoscono, come Alfa Tauri ha solo un anno di ingaggio su De Vries, semplicemente che De Vries prenderà il posto di Sergio Perez, sono sicuro al 100%. Sergio Perez dopo quest'anno sarà mandato via da Red Bull e avrà come compagno Max Verstappen e De Vries. Il problema è, questo giovane talento starà dietro a Max Verstappen? Il problema è proprio questo. Tu vuoi mettere un giovane talento, un futuro, un prospetto di futuro contro Max Verstappen? La cosa è Sergio Perez, come si accontenta di fare il secondo? La cosa è un giovane leone, e lì è il problema. Se tu vuoi mettere un giovane leone o un veterano, e lì è l'altro problema. Alfa Romeo abbiamo Valtteri Bottas a 10 milioni di ingaggio, contratto 2025, e Guangzhou, il cinese, come si chiama lui? A me il cinese non mi piace, però la lingua, perché non riesco a pronunciarla, Bottas contratto 2022-25, invece Tsunoda 2023, e qui è un altro problema. Questi due resteranno piloti, perché poi sappiamo benissimo che il contratto Alfa Romeo scadrà con Sauber e arriverà Audi. Audi vorrà questi due piloti o prenderà altri piloti? E qui è un altro punto interrogativo, perché Alfa Romeo, se non mi sbaglio, quest'anno e il prossimo sarà l'ultimo anno, poi entrerà Audi, che ha comprato anche una parte di quota di Sauber, e sarà proprio decisivo capire cosa succederà. Sicuramente Guangzhou Joy scadrà 2023
Prima dell'estate si deciderà, perché i contratti in Formula 1 si decidono prima dell'estate. Sarà decisivo capire cosa faranno sia con Guanyu Zhou che con Valtteri Bottas. Poi Haas che ha Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, i due veterani, i due più anziani della Formula 1. Sappiamo come è andata a finire con Nick Schumacher, che è stato proprio sono lasciate malissimo, a male parole. Il problema è perché hanno deciso di prendere Magnussen e Nico Hülkenberg? Semplicemente perché sono due piloti che, se la macchina è da decimo posto, non arrivano al decimo posto. Se la macchina è da quinto posto, arrivano al quinto posto. Cioè non fanno, sono quei piloti che non rischiano l'azzardo, sono quei piloti che si accontentano del loro quinto posto. Non è che dicono: sì, io ho il quinto posto, posso avvicinarmi al sesto e cerco. No, 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 io porto la macchina al quinto posto. Sicuramente sono dei piloti costanti, perché con Nick Schumacher alla fine si sono rotti i rapporti, perché come abbiamo visto Mick Schumacher ha distrutto molte volte le macchine, ha avuto parecchi incidenti, si poteva accontentare di un ottavo posto e si è andato a lottare per posti, invece di accontentarsi all'ottavo posto ha voluto il settimo, anche se era impossibile che prendeva il settimo. Invece se si accontentava dell'ottavo prendeva punti. Sono scuderie che anche un punto solo sono decisivi, anche un punto solo sono decisivi, e per questo Hans ha scelto di prendersi due piloti come Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. Sono due piloti costanti, non fenomeni, due piloti che nella loro carriera non hanno mai vinto. Addirittura Kevin Magnussen ha preso la pole lo scorso anno in Brasile dopo tutto quello che è successo. Sono due piloti che si accontentano delle retrovie, semplicemente quello. Poi c'è Williams che ha Alex Albon e Logan Sargeant. Sono due ottimi giovani. Uno Albon ha un contratto di 3 milioni di dollari nel 2024, l'altro 2023 di 1 milione di dollari. E qui anche si deve capire anche che macchina è la Williams, perché io penso che la Williams come budget è superiore pure all'AS, però lo scorso anno è arrivata ultima, è arrivata ultima. Con questi due piloti vediamo come possono andare a vedere, però sarà un bel campionato. Poi ci sono due piloti che hanno deciso per la loro carriera di diventare terzi piloti. Uno è Ricciardo, però Ricciardo ormai era in fase calante della carriera, ha deciso di fare il terzo pilota in Red Bull. È un peccato, perché io pensavo che potesse finire la carriera in un altro modo, cioè gareggiando e finendo da corridore di Formula 1, perché parliamoci chiaro, il terzo pilota sarà sempre un terzo pilota. E poi la decisione di Nick Schumacher sta benissimo. Non ci nascondiamo, la sua carriera in Formula 1 è finita. Non perché non è un bravo pilota, perché si è accontentato di fare un terzo pilota. Perché tu in questo momento fai il terzo pilota di Red Bull, no, di Mercedes e di McLaren. Se tu guidi, fai il terzo pilota di queste due macchine, casomai qualcuno di questi due team gli manca un pilota, ci sei tu che prendi il posto. Però così facendo non hai un margine. Non hai un margine per andare in una scuderia. Non aveva la forza di andare. Con Haas era finita. Pure in Williams, pure in Alfa, io non lo so, non ha avuto una forza, o di manager, o di andare in un'altra scuderia. Perché secondo me è meglio fare un anno in Williams, in un'altra scuderia, e fare il pilota che fare il terzo pilota in Mercedes. Perché fare il terzo pilota in Mercedes è la fine della tua carriera. Soprattutto se nel caso in cui Hamilton si ritira e non decide di buttarsi su di te e prende un altro pilota al posto di Hamilton, poi la cosa è davvero difficile da riportare nelle giuste vie. Ecco perché io dico che la scelta di Mick Schumacher non mi è piaciuta.
lì si doveva fare un po' di autocritica con Haas quando ha fatto pure lui errori, si doveva ammettere gli errori che aveva fatto, non puntare che lui non aveva, lui aveva fatto errori e lì doveva anche lui decidere di, ho commesso errori, però continuiamo insieme. Il fatto anche di andare via così dalla Ferrari, andare in Mercedes, non lo so. Sinceramente ci sono rimasto un po' male perché io pensavo che potesse essere un ottimo pilota di Formula 1, non ai livelli del padre, perché il problema di Mick Schumacher è stato sempre paragonato al grande Michael Schumacher. Sono due cose completamente diverse. Sono due cose completamente diverse. Per il problema è che a 23 anni ti accontenti di fare il terzo pilota, dopo 2 anni di Formula 1 non la vedo una cosa positiva. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, interagite con me e vi raccomando, vi aspetto. Ciao! E speriamo presto che domenica arriva, che questo è il primo Gran Premio di Formula 1, non vediamo l'ora di vederlo. Ciao!